dolore alla cervicale è legato a tantissime cause. Tra queste vi è il trascorrere molto tempo davanti a un computer. La prima cosa su cui lavorare è l'assetto della postura davanti al monitor. Posizionare bene l'altezza del monitor, alzare o abbassare la sedia, alzare o abbassare il tavolo e riporre sotto l'avambraccio un rialzo per il mouse. Seconda cosa molto importante, qualora ce ne sia bisogno, è utilizzare sempre gli occhiali da vista per evitare scompensi posturali del collo. Se non ci sono problematiche specifiche diagnosticate da un medico, ecco alcuni esercizi che si possono praticare per prevenire o alleviare il dolore. Gli esercizi sono volti alla mobilizzazione della zona toracica e al rinforzamento dei muscoli periscapolari. Il primo esercizio consiste in spinte isometriche del capo anteriori, posteriori e laterali. La sequenza dei movimenti deve essere svolta senza recupero in successione. Mantenere la posizione per 10 secondi, solo alla fine recuperare un minuto e ripetere per 3 serie. Mentre fate questo esercizio, state attenti alla postura. Abbassare bene le spalle, retrarre il mento e aprire bene il petto. Nel caso in cui non abbiate a disposizione una fettuccia o un asciugamano, potete svolgere la spinta utilizzando il palmo della mano. Secondo esercizio, mobilità toracica. L'esercizio deve essere svolto per 15 ripetizioni, ogni lato, 2-3 serie. Fuori l'aria mentre si apre il braccio, mantenere la zona lombare bloccata, le anche allineate e le spalle lontane dalle orecchie. Lo sguardo e la testa seguono il movimento del braccio. Terzo esercizio, floor pull. 10 ripetizioni per 3 serie con un minuto di recupero. Porre attenzione nel mantenere bene la schiena allineata, l'addome attivo e il mento retratto. Buttare fuori l'aria quando si viene su. Nel caso in cui non abbiate la forza o non abbiate la mobilità per svolgere l'esercizio a terra, c'è la variante al muro. Quarto ed ultimo esercizio, stabilizzazione scapolare. Ripetere l'esercizio 15 volte per 3 serie, con un minuto di recupero. Allineare bene il capo, richiamare il mento, abbassare le scapole, avvitare i gomiti e mantenere la lombare neutra. Per assicurarsi che la schiena sia ben allineata, si può utilizzare un bastone che entri in contatto con la nuca, il centro delle scapole e l'osso sacro. Ecco qualche consiglio per prevenire o non peggiorare i dolori cervicali. Quando si guarda la TV sul divano, porre un cuscino sulla pancia per posizionarci sopra le braccia e alleggerire quindi la cervicale. Per non sovraccaricare la cervicale, nei movimenti sopra la testa, non alzare la spalla. Comunque, per alleviare o prevenire il dolore alla cervicale, mantenere sempre le spalle lontane dalle orecchie. We'll be right back.